Ecco i nostri vincitori di Smile Food Showreel con sì di Santino Molica, why di Patrizia Fragonese De Filippo e Eat, Pray and Love di Giulia Bicellari. I registi vincitori vengono allora, sul palco. Allora vengano a raccogliere un pensiero e un applauso. Giulia qua, non c'è, è incinta. Santino Molica, Patrizia Fragonese. Non è il nome di un corto. Giulia Bicellari. Ma che cos'era questo applauso, ragazzi? Un applauso vero, questi ragazzi ci hanno messo veramente l'anima per fare questi corti in tempi brevissimi. Un dono, dov'è l'altro regista? Eccola qui, doppia partecipazione per la nostra Patrizia. Vi doniamo il foulard Porta Fortuna del Festival, tulipani di luce, ecco qui. E vi ringraziamo tanto. E soprattutto complimenti perché avete fatto delle cose. Abbiamo molto una particolarità belle. Per quanto riguarda lo showreel di Patrizia Fragonese. Sì, proprio brevemente, il cortometraggio di Patrizia partecipa anche al contest, quello Zero Hunger Challenge, che non terminerà il 30 aprile, ma proseguirà fino alla fine dell'estate, perché l'ONU ha chiesto di poter tenere aperte le votazioni anche per questo contest. Per chi non verrà all'Expo, grazie. Dove si possono vedere tutti questi corti? Solo all'Expo. Per chi non verrà all'Expo, tutti i video sono visibili sulla nostra piattaforma per sempre, perché quella sarà da una piattaforma stabile, www.shortfoodmovie.com. Grazie, grazie mille a tutti, vi ringraziamo e in bocca al lupo. Ok, grazie. Allora, accomodatevi pure, grazie per il momento, perché si continua. La Marchesa ci tiene, perché oltre a occuparsi di educazione alimentare, si occupa di educazione a tavola, voleva sì, bene, bon ton, tutto, no, ma questo non mi interessa. Io volevo solo pregare i nostri adorati di non pensare solo al nostro food, ma anche a quello dei nostri piccoli amici, degli animali nostri adorati. Ah no, ai no, cani. No. Perciò no, diamo il meglio ai nostri adorati, una ok? Arrivederci, grazie di vero cuore a tutti. Grazie, grazie Marchesa, grazie, grazie, grazie a lei. A grazie mille. Grazie. Allora, grazie. Occhio allo strascico e andiamo avanti perché parliamo brevemente ancora di mangiare, perché c'è chi se ne intende. E chi guarda, è un ospite fissa di tutti i programmi che faccio, uno mattina, conti fatti, buongiorno benessere, la nutrizionista più famosa della televisione ormai, quella almeno 2.0, Tiziana Stallone. Eccola, dov'è Tiziana dov'è, Stallone? Dov'è? Tiziana, dov'è? Eccola qua. Eccola. Tiziana, Tiziana, benvenuta. Lei sa come si mangia. Ecco, la Stallone in genere è di quelli che... Ciao Tiziana. Ciao. Mi guardano con lo stesso interesse che è un caso, lo in so. Cui un becchino in guarda molti un molti hanno provato, ma nessuno è riuscito. Nessuno c'è riuscito. No. Allora vediamo questo filmato, poi parliamo brevemente spieghiamo di cosa anche si della occupa materia. Tiziana. Questo servizio? L'ho trovato molto interessante e informativo. Trovato risposte ai suoi interrogativi? Parecchie risposte. Però c'ho un bel menù da seguire e quello non mi fa piacere, ma vedete. Sono molto buone e penso che serve anche per la popolazione per diminuire il peso e fare un'alimentazione corretta. Grazie. Preparati, siete persone che veramente ci avete confidenti e si sente, c'è molta fede di essere in questo. Ecco qua, allora, l'Ente Nazionale di Previdenza dei Biologi. Nominata l'EMPAB, che è l'hai detto, l'Ente Nazionale di Previdenza dei Biologi. Sul territorio. Cosa c'entra qui una cassa di previdenza? Ecco, che c'entra. Cosa c'entra? No, sono contenta di essere qui a rappresentare quella che è la mia cassa di previdenza dei biologi, che fa un qualcosa di molto speciale, aiuta i giovani
quei giovani che avete visto che sono tutti nutrizionisti nel loro lavoro e li sostiene perché poi in un futuro le pensioni possano crescere. E cosa sono quelle immagini che avete visto? Ci sono dei biologi, ad esempio, all'interno delle cliniche che si formano per diventare bravi nutrizionisti, ma ci sono due importanti iniziative di cui vi vorrei parlare perché interessano tutti noi. Allora, a settembre ben 250 biologi in 100 scuole italiane faranno educazione nutrizionale ai bambini. Ai bambini. Ai bambini. E gratuitamente per le scuole, le borse di studio sono date dalla nostra cassa di previdenza. E poi c'è un'iniziativa che ritengo veramente importante e utile: il prossimo 23 e 24 maggio in tutta Italia, nelle principali piazze italiane, a Roma saremo a Piazza del Popolo, ben 600 biologi e nutrizionisti faranno delle consulenze alimentari gratuite a tutta la popolazione, alle persone che a loro, a noi, si vorranno rivolgere. È meglio che passano un'altra parte. No, c'è speranza, c'è speranza. C'è speranza. La speranza è l'ultima a morire. No, però quello che avete visto sono i video racconti che nascono da questa esperienza. Quindi. La salute, non solo la bellezza. Grazie, grazie, grazie mille. Mille. Grazie mille, Tiziana. Quindi grazie, appuntamento Tiziana a Piazza Salone. Del Popolo. A Piazza del Popolo, 23 e 24 maggio, sabato e domenica, saremo dalla mattina alla sera per fare educazione alimentare. Io mi porto un filatino, tanto per non sbagliare. Grazie Tiziana, grazie, grazie mille di questo appuntamento. Grazie. Grazie. Ok, grazie a Tiziana Stallone. Adesso andiamo avanti. Torniamo a parlare di cinema, cinema, cinema. Facciamo vedere un'altra clip, che tanto ne abbiamo. Abbiamo una oggi. Clip, sì, che riguarda un e ne facciamo vedere una cinquantina stasera. Mia figlia parla milanese. Come parla milanese? Parla napoletano, gli parla napoletano. E si parla milanese. Oh my. Ti stai prendendo in giro, stai scherzando? Ho conosciuto un tipo, credo di essermi innamorato. Stai con uno di 50 anni. Ma... Houston è stata fondata da un pugliese, costumi, Austin, Houston. Ora si ciupa. Finì come quella pubblicità incredibile dove i maschi del Drogas lavano in piazza. Signore e signori, il regista Paolo Genovese. Paolo, ciao, Paolo. Genovese, un regista in gamba. Benvenuto. Abbiamo visto un collage di cose che Paolo Genovese ha realizzato, e a Paolo Genovese che stasera diamo il premio Sorriso Diverso. Un premio che serve proprio a premiare le personalità che ci piacciono, in cui crediamo. Che hai raccontato veramente cose. Tante diversità. Ce n'è una che porti tante nel cuore, diversità, una difficile. Una in particolare, il fatto che c'è qui Vinicio, l'ultima in tutta colpa di Freud, abbiamo raccontato questo ragazzo sordomuto. La porto nel cuore per una serie di motivi. Il primo perché trovo che la commedia abbia la grande forza del cavallo di Troia, no? Qualcosa che entra dentro, sembra tranquillo e poi esplode. Ed è un modo per arrivare a un pubblico ampio, potendo raccontare tematiche molto importanti che, insomma, lì per lì le guardi, poi torni a casa e continui a rifletterci. Con Vinicio, questo personaggio, tra l'altro, ragazzo, me l'ho fatto ricordare perché abbiamo lavorato insieme con la LIS, studiando appunto il linguaggio dei segni e quindi scoprendo comunque un mondo.
ed è stato un modo per raccontare una diversità e immergerci noi stessi, certo, in un mondo completamente diverso. Raccontando la si frequenta, certamente. Quindi la si vive in qualche modo. Possiamo richiamare Vinicio, vieni qui sul palco. Assolutamente, allora, essendo il nostro padrino, anche il nostro dei padrino sale. E vorrei che salisse assieme a lui anche Massimo Moscatiello, che è l'editore del festival, ecco, lui che dà le stampe tutto quello che riguarda questa manifestazione. Paolo, ma è vero che hai cominciato con i corti? Che sei un grande appassionato di corti? Sì, ho cominciato corti. Con i corti, li porto nel cuore, trovo che il cortometraggio sia una palestra eccezionale per questo lavoro, molto molto difficile, e mi viene sempre in mente una lettera di Flaiano che cominciava dicendo: scusami se ti scrivo una lettera così lunga, ma non ho tempo per scrivertene una più breve. Meraviglioso. Che dà molto il senso del cortometraggio. Cioè, la sintesi è un dono incredibile. E oltre appunto a questo, prima quando vedevo questi ragazzi che prendevano il premio, insomma, mi ricordo quando ho cominciato io appunto con i vari cortometraggi, con queste premiazioni, eccetera, e grazie a queste persone eccezionali che fanno i festival, alla fine l'importante non è tanto il premio sì, fa piacere a tutti, ma è l'unico modo per far vedere il nostro lavoro. Io ricordo l'emozione è quello di portare il tuo lavoro, le tue storie, i tuoi cortometraggi appunto ad un pubblico, e senza questi festival di cortometraggi sparsi in Italia non avremmo un pubblico. Non ci sarebbe platea. Allora, leggiamo la motivazione, la legge... Vinicio, prego. Con grande piacere e grande onore il premio Sorriso Diverso 2015 dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera a Paolo Genovese per la mobilità del gioco di dialoghi e intreccio delle sue commedie e per lo svecchiamento di molti stereotipi della satira. Con i suoi film il cinema di intrattenimento italiano sembra poter contare finalmente su un dinamismo e una modernità da lungo tempo attesi. Premio Sorriso Diverso a Paolo Genovese. Grazie. Ed è Massimo Moscatiello che gli consegna il premio. Complimenti. E anche il nostro foulard tulipani di luce, eccolo qui, consegnatelo voi, doppio premio, lo facciamo apposta, una prova. Complimenti, grazie. Di abilità. Grazie. Consegna per lui. Lo riprendo io questo, così le mani facciamo libere. Gioco delle tre carte. Grazie, grazie mille, vi invitiamo ciao. Entrambi quindi a fare la lezione di cinema corto l'anno prossimo alla Casa del Cinema, ok? Grazie ancora a Paolo Genovese. Allora, accomodatevi pure. Lasciamo adesso finalmente spazio allo show? Sì, riprendiamoci un po' di spettacolo, abbiamo una persona che ha fatto una promessa e la deve mantenere. Le vado incontro, ritorna Annalisa Minetti, eccola qua. Ci vieni presenterà bella, un brano dal suo prossimo tour omonimo. Ecco. Io rinasco, rappresentativo direi. Assolutamente. Quante volte vuoi rinascere in questa vita, Annalisa? Come tutte le donne ogni giorno. Ecco. E quindi Io rinasco è il titolo del tour e il titolo del brano. È il titolo del tour ed è il titolo del brano, sì. Ecco, adesso ne sentiamo un pezzettino e poi facciamo un piccolo omaggio a Mimì cantando anche Almeno tu nell'universo. La grande Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Annalisa Minetti. Grazie. Vai. Come un fiore dalla cenere io rinasco così, principessa in una favola che comincia da qui. Non ho più di te, quel silenzio dentro l'anima che è lontano da me, la forza che cade. Ogni giorno come piace a terra che
finisco. Questa è una canzone che ho sempre dedicato al mio bambino. Quando lo avevo in pancia gli dicevo sempre: sai, la gente è veramente strana. Prima si odia e poi si ama. Ma tu, almeno tu nell'universo, non cambiare mai. Thank you.
grazie mille a tutti, grazie. Grazie mille. Annalisa Minetti, il talento di Annalisa Minetti. Brava, grazie. Brava, brava. Mamma bella. Mia. Grazie. Dal vivo è ancora meglio. Ecco. Grazie, grazie mille. Però non te ne andare perché devi ricevere anche tu un premio, te lo diamo con grande piacere. E lo chiediamo ovviamente alla nostra madrina, Barbara De Rossi. Wow. Barbara, la grandonna, grandonna, il premio è in arrivo, vero? Sì, sì, arriva, arriva. Ciao, ecco, e facciamo salire. Io tiro per i capelli. Cantato e recitato insieme, è stato un piacere. Che cazzo fa? Sono molto contenta, io recitavo, lei cantava ed è stato uno spettacolo molto bello. Molto emozionante, e mi fa tantissimo piacere premiarla. Grazie Barbara, grazie mille. Allora, è sparita la Di Meo, dovrebbe salire anche il presidente. A prendere... La ringraziamo anche, come ti chiami? Ringraziamo Roberta e tutte le ragazze che sono dietro le quinte insieme al nostro staff. Mi fa veramente piacere. Barbara non ha il microfono, do il mio. Ecco, ecco. Eccolo, eccolo. No, siamo pieni. Non l'avevo visto, giuro. Mettila! Annalisa Minetti, per aver regalato nel corso della sua carriera tanti sorrisi, interpretando le sue canzoni senza mai dimenticare lo sfondo, le difficoltà e la diversità. Grande esempio di forza, coraggio e tenacia, dimostrando che i sogni si possono sempre realizzare, ottenendo così successo, un record e una medaglia d'oro alle Paralimpiadi del 2013. Grazie. Premio Sorriso Diverso ad Annalisa Minetti. L'augurio che ti facciamo. So che ci grazie. Allora. Io con questo premio chiaramente vi ringrazio, è un grande onore per me riceverlo. Però ancora più importante per me è comprendere e capire che tutti siete consapevoli di quanto la vita sia un'opportunità e la diversità, se volete, è una grandissima ricchezza. Allora viene a donarti il nostro foulard porta fortuna Franco Bettoni, presidente della FAMP, Associazione Nazionale Persone con Disabilità. Eccolo qua Franco, il nostro foulard. Bettoni. Presidente dell'Associazione Nazionale Persone con Disabilità, buonasera Bettoni, adesso le grazie. Porteranno un foulard che lei paro paro consegnerà alla nostra grazie Annalisa, per che è ormai piena Dania. Di roba, grazie però prenda il microfono, i foulard. Sì, Ce la posso fare? Sì, no, ecco. Hai due mani sole. Allora, rimettetelo nel cosettino. Le prendo. Grazie Barbara. Ecco, grazie. Guarda, grazie. Tenere sul ditino, tanto così, è leggero. Perfetto. Perfetto. Grazie mille. Barbara, grazie di cuore. Grazie a te. Di grazie ancora a tutti. Noi. Grazie. A tutti voi che sicuramente come me vi sentite specialmente abili. Grazie a tutti. Grazie, grazie Annalisa. Allora, presidente, ci vuole dire che cos'è l'Associazione Nazionale Persone con Disabilità? Di cosa vi occupate? Sembra evidente, ma forse non lo è a tutti. Ci occupiamo sia come AMIL, che ieri abbiamo dato il premio, che l'associazione nazionale mutilate in vari al lavoro, chi si fa male sul lavoro e chi purtroppo muore sul lavoro, che sono tre al giorno, e la federazione, che è la Federazione Nazionale Associazioni Disabili, che comprende i vari al lavoro, i CEI, l'Unione Italiana Ciechi, l'Ente Nazionale Sordomuti, l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili e gli infortunati per servizio. Queste associazioni si occupano ovviamente di disabilità, siamo persone che la disabilità, come Annalisa Minetti e come tanti altri, la viviamo tutti i giorni e conviviamo con questo e cerchiamo di aiutare le famiglie, le persone a recuperare e soprattutto far sì che non succeda agli altri, come dico sempre io, la federazione e la FAN dell'AMI rappresentano quasi 3 milioni di persone, purtroppo, e loro familiari, ed è per quello che è importante nella diversità portare avanti una vicinanza e siamo tutti uguali, perché alla fine come no, comprensione e solidarietà, raccontare la diversità e parlarla. Grazie mille presidente, Franco, grazie Bettoni per seguirci da anni della grazie. FAND, grazie presidente. E allora adesso andiamo, voi noterete, dice ma non parla mai di finire, no, ne parliamo anche di quello, nel senso che stiamo andando verso la fine a grandi passi, guardate che insomma sono passate da siamo stati 10. Più brevi del previsto. Insomma, forse ci abbiamo provato. Allora, ogni anno il festival sceglie una categoria da premiare. Quest'anno abbiamo scelto i videoclip e facciamo salire sul palco il nostro premiatore, un editore giustamente musicale di Heristal, il presidente Pietro Paluello. Ecco, allora, dottor Paluello, sale. Un applauso un po'. Pa-pa-ra. Presidente. Come sta, presidente?
finalmente un fisico che posso apprezzare anche io. Apprezzo che ci sia anche qualcuno normale, voglio dire, esatto, qualcuno esatto. Che rappresenta quella quei canoni, diciamo. Siamo sui cani. Diciamo. Allora, Presidente, lei dovrà premiare il miglior social clip, quello che è stato votato come miglior social clip dei Tulipani di Seta Nera di quest'anno. Qui c'è prima lo leggiamo la busta, e poi lo vediamo. Leggiamo di chi si tratta. Allora. E poi verrà la persona che sarà da lei premiata. Videoclip dove viene recuperato l'interessante uso del disegno animato con figure di plastilina, sistema in auge negli anni 50-60, soprattutto per i caroselli della RAI, popolari fra i bambini. Questo sistema dà un'esatta atmosfera di semplicità, come sono i bambini che al di là di tutte le guerre si sentono uguali fra di loro. La canzone, misto di taranta e reggae, è ritmicamente molto ben legata alle immagini e le parole ricordano il mondo letterario di Gianni Rodari, scrittore molto vicino ai bimbi con le sue favole. Messaggio sociale forte nell'immagine, nei suoni e nel linguaggio internazionale. Ora lo vediamo e dopo chiamiamo il vincitore. Mamma ti prego ascolta, non più giocattolini, ma compra tanto pane da dare a quei bambini, così sarà più bella la notte di Natale, se mangiano quei bimbi che muoiono di fame. Ai grandi presidenti io le vorrei parlare, a chi comanda i missili e bombe nucleari. La gente prega e spera, non sa più cosa dice, ma una cosa è certa, vogliamo solo pace. Bambini tutti insieme, venite insieme a me, vi voglio raccontare una storietta che in questo mondo strano ognuno fa per sé, l'America fa 4, la Russia 33. Mamma ti prega ascolta, non più giocattolini, ma compra tanto pane da dare a quei bambini, così sarà più bella la notte di Natale, se mangiano quei bimbi che muoiono di fame. Ora ti prego ascolta, ascoltami anche tu, la piccola preghiera rivolta a te lassù, riempi mancano di te per restare ancora insieme per sorridere. Chiediamo solo pace in questo mondo privo di logica, dove guerra e paura dissemina, ti copri gli occhi e pomenti all'anima, con miliardi in armamenti compriamo pane per tutti i denti, ci armeremo di sorrisi e non più lacrime sui loro visi. Questa storia è triste, giocattoli neanche per Natale, se pensa a quei bambini che sparsi per il mondo non hanno neanche lacrime e muoiono di fame. Mamma ti prego ascolta, non più giocattolini, ma compra tanto pane da dare a quei bambini, così sarà più bella la notte di Natale, se mangiano quei bimbi che muoiono di fame, se mangiano quei bimbi che muoiono di fame, se mangiano quei bimbi che muoiono di fame. Bene, abbiamo visto, allora questo l'abbiamo visto tutto, era il videoclip che ha vinto il premio come miglior social clip. La motivazione l'abbiamo già letta. L'abbiamo letta, adesso diciamo a chi va il premio. Premio al miglior social clip
Tulipani di Seta Nera della 8ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2015 a Bambini di Natale di Giusy Rocca. Bambini Giusy di Natale Rocca. Di Giusy Rocca vince il premio speciale videoclip. So cioè Giusy Rocca no, ritira il premio Paolo Dossena. Dossena. Paolo Dossena che è un grande produttore, un grande musicista, una personalità. È la storia della musica. Ciao Paolo. È la storia della musica. È la storia della musica. L'ha lavorato con tantissimi Cocciante e tantissimi altri maestri. Bravo Paolo, complimenti. Sì. Questo non è tuo però. No. Lo devi consegnare. Lo consegno e lo devo devi dire, dare a Giusy. Lo do a Giusy e sono anche molto onorato, devo dire. Beh, ti do una mano, ho capito che sta diventando una cosa. Per questo premio, va bene, che va dedicato a Walter, ai Marvanza che hanno realizzato questa musica e a Cinei Compagnia Nuova India, che è una società che da molti anni si occupa di musica. Questa qua vicino, che da molti anni si occupa di musica, quando la musica è di una certa qualità e ha dei significati oltre all'intrattenimento, insomma, dei contenuti. Questo è, quindi grazie molto. Perfetto, i Bambini grazie. Di Natale, miglior social clip TSN 2015, foto di Rito e nostro foulard porta fortuna. Tutto, rilascio sì. Il microfono, teniamo noi, ecco fatto. Presidente, che c'è? No, volevo. Grazie, scusatemi. Mille, grazie Paolo per aver ritirato il premio, faglielo avere. Non a caso ho detto storia della musica, perché tutti i più grandi successi, da Patti Pravo a Sylvie Vartan, a tanti e tanti altri cantanti, lo hanno visto protagonista. L'uomo con gli occhiali, sì, non sembra, dato. Ma è proprio lui. Paolo, scusate. È la storia della musica. Grazie, grazie, grazie mille. Al presidente. Bettoni, e andiamo avanti con una cosa importante. Premio speciale. Abbiamo deciso, come ogni anno, di seguire dei progetti che si occupano di sociale. Sì, ti sto facendo posso fare il gioco delle tre carte. Sì. Ecco. Abbiamo un film, un trailer di un docufilm. Vedremo il trailer di un docufilm importante. Che parla di tragedie sul lavoro. Sì, è un parallelo fra due, una avvenuta negli Stati Uniti nel 1911 in una fabbrica di camicie e l'altra è avvenuta a Barletta nel 2011. Tutte e due erano fabbriche tessili, in tutte e due queste tragedie hanno perduto la vita molte donne che erano appunto impiegate anche malamente in questi lavori. Io direi di far vedere solo il trailer. Sì, sì, vediamo soltanto il trailer e poi passeremo alla premiazione. Vediamo. Triangle di Costanza Quadriglio. Ho sognato spesso Matilde e Maria. Matilde mi sorrideva e anche Maria mi guardava e mi sorrideva. Antonella l'ho sognata ma di spalle, non le sogno fuori, siamo in quell'ambiente. Perché proprio io? E perché non Maria che era una ragazzina? E perché non Matilde che era una brava ragazza? E perché non Antonella che doveva diventare no? Perché proprio io? Costanza Quadriglio, che ieri abbiamo fatto visionare ai ragazzi, ieri mattina alla Casa del Cinema, ed è un progetto che abbiamo seguito per una delle nostre menzioni speciali. Esatto, è una produzione DocLab Factory Film con Rai Cinema in associazione con l'Istituto Luce Cinecittà. Allora, facciamo salire chi consegnerà il premio, questo premio speciale che va a questo film speciale. Dovrebbe esserci con noi l'onorevole Monica Gregori. Eccola qui, che si occupa ovviamente di politiche del lavoro, e il produttore del Festival Tulipani di Seta Nera, Diego Righini. Ecco Diego Righini che sale, il nostro produttore. A te, l'altro
e abbiamo per il premio lo ritira, non c'è la Quadriglio al suo posto, lo ritira però la donna che ha montato questo che film, detta così, che non te lo vorrei dire, ma... è la responsabile del montaggio di questo film, la montatrice Letizia Caudullo. Esatto, facciamole un applauso che ritira il premio per la regista e per tutto lo staff. Leggiamo ovviamente la motivazione, vi lascio il centropalco, tutti avanti. Ciao, ecco, ciao Letizia, sentiamo scusa le battute, la motivazione, siamo... prego onorevole. Premio Sorriso Diverso 2015 dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera a Costanza Quadriglio per la fermezza e l'impegno di uno sguardo documentario con il quale dal 2000 ad oggi ha concentrato in più di 10 film un'esplorazione instancabile della realtà del nostro paese, illuminando senza preavviso angoli bui ma anche paesaggi suggestivi e sconosciuti. Ecco, allora consegniamo il premio a Letizia. A Triangolo di Costanza Quadriglio. Ecco, però non è che se la cava così, non se la cava così, perché venga un po' più avanti. Perché non abbiamo mica scelta a caso, diciamo. No. Per i capelli, perché abbiamo scelto? Perché una deputata che in commissione lavoro, esatto, perché le mena anche al suo segretario di partito, a Matteo Renzi, quindi... Vabbè, chi è che non gli menerebbe? Allora, questa... no, scherzo! Questo film, abbiamo detto che parla proprio di due tragedie sul lavoro, avvenute in epoche diverse, una nel 1911, una nel 2011. Che cosa possiamo dire delle politiche del lavoro? Cioè, che cosa è cambiato? Può essere, siamo ancora in quelle condizioni, come nel 1911? No, ricordiamo che c'è un testo unico oggi sulla sicurezza del lavoro. Certo è che molto c'è ancora da fare, perché tragedie come quelle non possono più avvenire in un paese come il nostro e in un'epoca soprattutto come la nostra. Oggi governo e Parlamento, anche con la riforma del lavoro, hanno messo in piedi quella che sarà l'agenzia unica, quindi che unirà i due istituti, INPS e INAIL, per le ispezioni nei luoghi di lavoro. È ovvio che noi facciamo questo, ma da una parte dobbiamo garantire la ripresa per le imprese, dall'altra però dobbiamo anche mettere più risorse, questo assolutamente sì, ci sono dei buchi che vanno colmati immediatamente. Anche per la sicurezza sul lavoro queste risorse. Certamente, certamente, infatti intendevo proprio quello. Certo, perché una volta queste disgrazie erano molto più frequenti, oggi lo sono molto meno per la verità, però lo scopo è che non avvengano più, insomma, e che chi lavora abbia almeno il diritto alla sicurezza. Giancarlo, perdonami, sono curiosa di sapere da Letizia se hai trovato delle similitudini. Lei ha preso quindi delle immagini dell'Istituto Luce degli inizi del Novecento e queste immagini sono state unite a quelle praticamente odierne. C'erano delle similitudini? Ma le città ovviamente erano completamente diverse. New York, perché... Barletta, immagino. No, ma anche New York degli inizi del secolo. Ma il modo di lavorare era molto simile, soprattutto la gioia delle donne di stare in quei luoghi era veramente simile, c'erano gli stessi sorrisi, la stessa voglia di stare insieme, di chiacchierare, di condividere. Ma è migliorata la situazione delle donne sul lavoro? Io penso in di azienda, sì. In fabbrica? Io penso di sì. Volevo comunque approfittare del microfono. Notevolmente. Volevo ringraziarvi, volevo portarvi saluti di Costanza e dire che siamo molto contente, perché questo è un film che parla di lavoro, parla di dignità, ma parla anche di emigrazione e anche di voglia di ricominciare. Quindi ci sembra importante che il film sia visto, insomma, da tutti. E per questo anche lo premiamo. Esatto, giusto, però. Diego? Sì, assolutamente. Io approfitto di questo tempo perché dobbiamo essere veloci, che mi piace che questo festival sia veloce. Ringrazio 4 sponsor, perché senza gli sponsor il festival non si fa. C'è in sala Franco Lattanzi, quindi ringrazio l'amico Franco Lattanzi, l'editore televisivo e uno dei sponsor maggiori. Ringrazio Luigi Ferruzzi, che ci fa tutta la grafica e tutte le stampe, ogni cosa che vedete qui l'ha fatta lui e l'ha realizzata lui, Banca del Credito Cooperativo di Roma e la SIVA SRL. E basta, ci tengo particolarmente, grazie. Va bene. Stretta di mano, consegna del foulard porta fortuna e della motivazione. Ecco fatto. Va bene. Porta bene. È un foulard, non abbiamo fatto piegare il produttore. Questo lo riprendo io.
Grazie onorevole. Grazie, grazie a tutti. Auguri di buon lavoro. Grazie. E allora occhio, occhio perché ci siamo. Sai ci a siamo. Cosa siamo arrivati finalmente? Siamo arrivati al corto vincitore. Il vincitore assoluto vincitore dell'ottava edizione del festival. Quindi, siccome avete diritto di sapere cosa vi aspetta, perché è giusto saperlo, proprio anche lo prevede anche la Convenzione di Ginevra. Allora, praticamente siamo alla cosa più importante dal punto di vista del festival. Adesso vedremo il corto che ha vinto questa edizione e lo vedremo integralmente. Dura due ore. Non è vero, no, è serve per rendere meglio poi la notizia vera. No, dura meno di un quarto d'ora, però è bello e va visto tutto. Quindi lo vedremo, poi faremo la premiazione e poi però abbiamo una sorpresa finale che è il premio ad una donna, ad un'attrice a cui teniamo molto e che il pubblico ama di amore incondizionato da tanto tempo. E questa sera è sarà un piacere averla qui con ma noi. Ma vediamo almeno il nome prima? Lo facciamo svelare? No, io faccio una sorpresa. Facciamo una sorpresa prima, allora. Ho fatto il nome di Andrea e una metà sulla divina. Allora. Guardate il corto e dopo la premiazione. Allora, vediamo insieme il corto che ha vinto. Vincitore è Thriller di Giuseppe Thriller. Marco Albano. Che bello, avete visto il vincitore di quest'anno? Eccolo qui. Un film bello intelligente che unisce gli zombie dell'ILV, che idea geniale. Facciamo salire sul palco il presidente di Tulipani di Seta Nera, Andrea Roncato, che mi guarda con questa aria dubbiosa, e la presidentessa della nostra giuria di eccellenze, Sara Iannone. Esatto, venite qua. Oh, bentornato, qua ti si rivede, ha già vinto un paio di premi tecnici. Il premio ragazzo. A Giuseppe, come sta? Complimenti, molto carino, una bellissima idea, un modo originale per presentare un problema serio. È acceso, sì. Sì. Ah beh, spento, no, va bene. È uguale, uguale. Avevo detto prima che erano veramente bravi loro. Vero. Vabbè, io spero che quando diventerete grandissimi, quando inizierete a fare dei lungometraggi, vi ricordiate di noi che abbiamo creduto per primi in voi. Guarda, ci trovate Arverano e un attimo, insomma, grazie. Non è che ci vuole. Leggiamo la motivazione ufficiale da parte della nostra giuria. Eccoci qua. Allora, regia, recitazione, fotografia e sceneggiatura sono perfettamente orchestrate per raccontare le ferite inferte dalla crisi del lavoro in una Puglia ricca di bellezze naturali e di tradizioni. A Taranto, dove le fabbriche inquinano e licenziano, quando tutto sembra perduto, la forza del sogno e il coraggio della gioventù accendono la speranza e il futuro. E il futuro è di nuovo possibile per tutti. Allora, premio al miglior film corto dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2015 a Thriller di Giuseppe Marco Albano. Dopo. Bene, grazie, tanti complimenti. Grazie. Grazie, grazie presidente, grazie. Facciamo questa consegna ufficiale del premio, venite avanti, fatevi baciare dalla luce e fate le foto di rito. Bene, vincitore Tulipani di Seta Nera, ottava edizione, Thriller! Giuseppe Marco Albano, complimenti, grazie. Grazie, grazie mille. Adesso, attenzione, perché grazie, adesso Sara. C'è questo momento finale che vi avevamo annunciato. Per questo momento, che vuole essere un tributo di un festival che comunque parla di cinema e si occupa di cinema, anche se di un tipo particolare di cinema, al servizio di un tipo particolare di problematiche, e fa piacere dare questo premio a un'attrice. Però farei prima salire una delle new entry di quest'anno del festival, oltre esatto. Flavia Frazzi, che ringraziamo per questo splendido pubblico, perché ha chiamato molti degli artisti che sono qui presenti, tra i quali Sandra Milo, che è tornata terza Sandra! Volta. Grazie Sandra, dove grazie, sei? Ti ringraziamo. Grazie a Sandra Milo. È tornata come premiatrice. Facciamo salire un grandissimo critico cinematografico che quest'anno è stato per noi il nostro coordinatore artistico, Mario Sesti. Ecco Mario, dov'è?
Non c'è più. Ok, arriverà e nel frattempo facciamo salire il nostro padrino, perché lui fa Beh, certamente, il nostro padrino che dovrà anche consegnare. Eh sì, gli tocca. Guarda, guarda che faccia che mi sta facendo. Eccolo qua, vai. Vinicio Marchioni. Dai, Vinicio, sali. Che e cos'era allora questo? Un applauso, signori. No, capisco che le proiezioni sono intense, ma... su. Allora, sei pronto? È un grande onore, direi. È un onore perché è una personalità veramente del cinema, della storia del cinema. Allora, vogliamo... Che ci abbiamo? Un filmato? Un video, ovviamente. Facciamo un video, vedere qualcosa di lei prima di svelare qualcosa, il personaggio. Qualcosa, proprio poco, perché ha fatto tanto e sempre bene. Il padre del vostro amico vuole portarselo via, lo sapevate? Dove vuole portarlo? Su dove vive lui, in un centro per malati terminali. Se sopravvive. A noi non ce l'ha detto e nemmeno a Davide, credo. Non è tenuto a dirvelo. Chi siete voi? Solo degli amici, e gli amici in questo caso non contano un cazzo. Mi scusi. Dopo le tre di notte divento sempre un po' sboccata. La 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 la. Ma è veramente importante. Buco! Allora ti concedo 20 secondi di udienza. Sì! Mi sono innamorata di un altro uomo! Vabbè, ora hai detto e vai, vai che ce la farti! Lo sai chi ti ha visto l'altro giorno? Mio fratello Alfio. Stavi in tribunale. Ah sì, dovevo testimoniare. Ho saputo che hai aperto un negozio a Piazza Bologna. Ti va bene, insomma? Beh sì. E tua mamma come sta? È morta. Bene. Non mi dispiace. Stava dormita, bajo la luna, tu stava feliz. Pequeña remedio, spera che un dia io puedo decir. Non pagheresti una cifra per avere qualcuno accanto? Io pagherei per una vera. C'ho mio nonno in camera che russa. E allora, è con grandissimo piacere che invitiamo a salire sul nostro palco Milena Vukotic. Premio alla carriera Tulipani di Seta Nera 2015. Ciao Milena. Ciao Milena, ciao. È un piacere averti qua. Oh, è Mario arrivato Sesti. Mario Sesti. Sesti, che altro che sesto, proprio ultimo sei. Come stai? Complimenti. Ecco qua. Allora, Mario non poteva mancare. No, quello è tuo. Vabbè, poi lo facciamo girare. Mario non Grazie. Voleva e non poteva mancare. Ci tenevo. A questa premiazione. Buonasera a tutti. Mario che il nostro coordinatore artistico, New Entry di quest'anno. Anche okay, vabbè, ti abbiamo già presentato, lodato e tutto il resto. Allora, sono qui perché ho l'onore di leggere le motivazioni del premio che quest'anno viene dato a Milena, premio Sorriso Diverso alla carriera dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2015 a Milena Vukotic, per la sorprendente ricchezza di tecnica, talento ed espressività di una carriera che, iniziata con Pietro Germi e Totò, tra gli altri, l'ha vista sia indossare i panni di due tra i più popolari personaggi femminili di sempre, la signora Pina, moglie del ragioniere Fantozzi al cinema, e la nonna Enrica della serie TV Un Medico in Famiglia, sia essere stata diretta da grandissimi maestri come Fellini in Giulietta degli Spiriti e Louis Buñuel, il fascino discreto della borghesia. Milena.
Beh, a Milena Vukotic, premio alla carriera Tulipani di Seta Nera 2015 per aver raccontato la diversità nella sua normalità e nella sua vita quotidiana. Grazie infinite. Vieni in luce, sì. È un premio molto impegnativo e in una serata molto impegnativa e con un grande impegno, e di questo sono molto onorata e vi ringrazio. È un premio alla carriera e anche un incoraggiamento per iniziare a fare una carriera. No, per continuare. No, Milena, ma io non posso svelare, ma so che è passato da qualche giorno il tuo compleanno, non posso dire l'età, ma ho tanta voglia di dirla e quindi... No, ma non si sa, in realtà, io la conosco, noi ci conosciamo da qualche anno, avevamo un amico in comune tanti anni fa che purtroppo non c'è più, che era Daniele Formica, che è purtroppo entrato nel numero degli amici che, a cui pensiamo con molto affetto, con molto amore, ma che non è più con noi. Però è quell'affetto e quell'amore è quello con il quale Milena è entrata nei nostri cuori e ci rimarrà sempre. Quindi una carriera che veramente comincia ogni giorno. Ogni volta che tu appari sullo schermo è l'inizio di una nuova fase. Grazie, anche perché grazie, c'è veramente. Un inizio della tua carriera che credo che un po' le immagini abbiano rivelato, no? Che potreste essere continuare, quella della danza. Sì, ah, sì? Sì, che è stata il mio sostegno, la base della mia vita, la danza. Nasci Terzicorea? Sì. Hai capito? Vuoi vedere il mio collo di piede? Possiamo fare un concorso insieme? Faccio vedere il mio collo di piede. È uno dei tuoi segreti di eterna giovinezza, perché veramente oltre al sorriso e alla sorralità che comunque fanno sempre cambiare la percezione. No, ma noi facciamo un lavoro, questo di essere sul palcoscenico e soprattutto di fare il cinema che ci dà gioia, e la gioia dà anche tutto il resto alla vita. Sei di una sonorità, di una bellezza unica, sì, è vero. Sì. Senza tempo. Allora, abbiamo anche un gentile omaggio. Sì, vorrei che ci raggiungesse Daniela Troina Magri, che è colei che ha creato questi bellissimi foulard che abbiamo dato questa sera e voleva fartene un omaggio. Ecco, del foulard che è il simbolo quest'anno. Fatto apposta per il festival, è una creazione. Il sorriso dei Tulipani perché illumina come il festival. Di Daniela. Bello, guarda, siamo pure bene. Poi i colori grazie Daniela, si abbina un bene. Tulipano di luce anche Troina per Magri, e grazie soprattutto a Milena, grazie per quello che ci hai regalato in tutti questi anni. Grazie di cuore per averci raccontato questa diversità. Sì, tolgo il microfono, almeno ti lascio libera. E per quello che devi continuare però. Tornerai al festival a raccontare le tue esperienze ai ragazzi, noi lo chiediamo se sempre. Se voi mi invitate, non vedo l'ora. Mario, una lezione di cinema l'anno prossimo? Sarebbe bellissimo, perché mi è già capitato di farlo con Milena in passato. Tra l'altro Milena, proprio perché nonostante sembri così riservata eccetera, ma in realtà ha un patrimonio tecnico da condividere anche con i più giovani, che credo che sarebbe utilissimo per la loro formazione. Ma io sono qua, sono a disposizione e veramente felice sarei, veramente. Bene, organizzato bene, l'appuntamento l'anno prossimo, lezione di cinema con Milena Vukotic per i nostri ragazzi. Bene, grazie, e Milena. Allora dopo questo premio non si può fare altro che grazie, dirvi grazie, dire grazie a Milena, dire grazie a voi. Quindi vorrei invitare a salire sul palco le persone che danno vita e anima a questa manifestazione per salutarvi tutti assieme. Vorrei che salisse Vinicio già c'è, vorrei che salisse Andrea Roncato, il nostro regista Pino Leoni. Salutiamo l'uomo dietro la tenda che ci molesta. Tito, vieni Pino, portaci regia, Andrea Roncato. Paola Tassone, la nostra autrice, e Diego Righini, il nostro produttore. E poi vorrei salire anche Ilaria Battistelli, che è la presidente dell'Associazione Università Cerca Lavoro, che come abbiamo detto prima è il motore di questa iniziativa e di questa manifestazione. Io mi permetto di chiamare anche Cristiano Di Calisto, il nostro director casting, e Flavia Frazzi, che è qui. E la nostra Flavia. Flavia Frazzi, ti vogliamo sul palco, che ringraziamo per tutta l'organizzazione. Che abbiamo dimenticato? Tutti i ragazzi che sono dietro, la regia. Tito, il nostro regista tecnico. Ciao sì. Tutti i ragazzi delle luci, i nostri tecnici, le nostre telecamere. Ecco Flavia, grazie. Le nostre ballette, Roberto e Giulia.
Bene. Siamo tutti insieme? Manca qualcuno? Un presidente? Sono le 11 e quindi è un miracolo! Le premiazioni possono curare poco! È un miracolo! Grazie di essere stati con noi, grazie per il sostegno e la simpatia che date a una causa così bella. Se Dio vuole ci vedremo l'anno prossimo per la 9ª edizione. Grazie e buonasera a tutti! Buonasera!